Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Kate e William partono per i Caraibi, la conferma ultima è arrivata qualche giorno fa. Il loro viaggio è stato comunicato a febbraio, ma a quanto pare era incerto forse per la situazione Covid. Kate e William. Si tratta del primo viaggio ufficiale all'estero dei duchi di Cambridge a seguito della pandemia. Secondo alcune notizie trapelate nelle scorse settimane, il principe William e la moglie Kate andranno a rappresentare la corona in un tour che toccherà diversi paesi tra cui il Belize, la Giamaica e le Bahamas. Il viaggio avrà inizio giorno 19 marzo e terminerà domenica 26. La prima tappa sarà il Belize, dove Kate e William si impegneranno in una visita dei siti archeologici dei Maya e andranno alla scoperta della biodiversità del paese. Poi si sposteranno in Giamaica, dove renderanno omaggio all'eredità di Bob Marley e alla cultura musicale giamaicana. L'ultima destinazione sarà alle Bahamas, dove non vi aspetteranno spiagge e divertimento ma incontri con gli abitanti e la sfilata del carnevale di Jankanoa. I duchi faranno un viaggio tra la gente, incontreranno non soltanto le autorità ma entreranno in contatto con tutta la popolazione del luogo, sia con i giovani che con le famiglie. Lo scopo è mostrare loro il nuovo volto della monarchia giovane. Kate e William si fidano ciecamente della loro Mary Poppins. I Cambri non sono gli unici che viaggeranno nel corso della primavera, a fare le valigie saranno anche Carlo e Camilla, che andranno in Repubblica d'Irlanda dal 23 al 25 marzo. La stessa cosa per Edoardo e Sofie di Wessex, che andranno ad Antigua e Barbuda. La principessa Anna invece andrà in Papua Nuova Guinea dall'11 al 13 aprile. Kate e William. La notizia che lascia tutti senza parole è che Kate e William partiranno sereni e tranquilli e lasceranno a casa i loro tre figli George, Charlotte e Louis. Sui social in molti si chiedono con chi rimarranno i bambini. A quanto pare se ne occuperà la super nanny, Maria Teresa Borrallo, che collabora con il principe ormai dal 2014 e che fa parte della loro famiglia. I principini stanno crescendo tra le braccia della Mary Poppins di origini spagnole, di cui la coppia reale si fida ciecamente tanto da lasciarli soli con lei per oltre una settimana. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.